Ecco, amici, allora, ecco, sì, siamo live. ragazzi, innanzitutto vi saluto. E, Nicola, vuoi aprire tu o vuoi aprire tu No, le no, te gli onori presentazioni? di casa. E allora facciamo una cosa, inizio direttamente vuoi condividere tu lo schermo o lo condivido io? Iniziamo dalle presentazioni. Tu. Condividi lo schermo. Ok, allora, vediamo un attimino se riesco a condividerlo. Ecco qua. Allora, ragazzi, mi vedete? Sì. Sì. Vedete anche lo schermo? Vedo te, vedo Nicola, Giuseppe e Aspetta, aspetta. Ok, ora sì. me. Ok. Ora vedo lo schermo. Si vede lo schermo? Sì. Sì. Ok, allora, praticamente questo evento come nasce? Lo voglio spiegare un po' a tutti quanti, a quelli che ci stanno seguendo brevissimamente. Allora, Sì. noi siamo degli operatori del food e tempo fa abbiamo accettato questa sfida di far parte dell'Unione Europea dei Gourmet per il Consolato di Salerno ed Avellino. E che cos'è? Insomma, le persone che ne fanno parte sono operatori, c'è la chef Marianna Sezza, Nautica Ronca che è qui con noi online, c'è Nicola Carrano che si occupa sempre di food, un operatore di food, c'è Giovanni Cucquini che è un operatore del marketing e della comunicazione, c'è Nello Gatto di Foodology e ci sono io che da tanti anni mi occupo di marketing e comunicazione sempre nel settore del food. Che cos'è l'Unione Europea di Gourmet? L'Unione Europea di Gourmet è un'associazione a carattere internazionale di buon gustai. Lo scopo è quello di far conoscere i dettami della buona tavola, della buona cucina. E questo è un po' il consiglio nazionale con il nostro presidente al centro, che è Nino Masella. E poi è un po' tutto il direttivo nazionale. È un'organizzazione a carattere internazionale. Io per scherzare dico certe volte che è un mix fra i sommelier e il Rotary. Perché non solo andiamo a degustare in giro, ma siamo anche appassionati del buon vino e della buona tavola. Allora, perché abbiamo voluto fare questo progetto On Food Hub? Innanzitutto perché in questo periodo è difficile fare delle cene tutti quanti insieme. Fondamentalmente l'Unione Europea dei Gourmet è un gruppo di amici. E allora abbiamo deciso di, essendo quasi tutti professionisti in questo settore o amanti di questo settore, ma soprattutto felici consumatori di questo settore, fruitori di questo settore. Noi con i ristoranti chiusi e i bar chiusi ci soffriamo, stiamo male. Noi godremo alla riapertura come un riccio quando riaprirà questo settore del food. Vogliamo dare una mano. Allora, questa volta abbiamo coinvolto delle belle realtà, sono appunto B-Trade, Businessing, il ristorante Pizzeria Contadina di Nonna Nannina e Peppe Foodie. E Che c'è il nuovo allora, logo, eh? C'è il nuovo sì. logo. E Come ah, no? vabbè, io sono affezionato a questo, lo sai. Allora, di che cosa parleremo? Io ho diviso un po' le fasi di quello di cui parleremo oggi in tre parti, un po' come le tre fasi che dovremmo affrontare per lockdown. Allora, prima parleremo del contesto, poi della parte della fase 2, di come avviarci a questo cambiamento, e poi avremo anche dei consigli utili sulla comunicazione in tempo di crisi e sui social in fase 3, quindi azioni di comunicazione e di marketing, consigli. Allora, delle mie brevi riflessioni. Allora, ragazzi, non usiamo equivoci e non prendiamo scappatelle facili. La crisi del food in Italia, premesso che il food non nasce con il Covid-19, è precedente, premesso che la filiera del food in Italia ha uno sviluppo differenziato, ci sono alcuni settori che vanno molto bene, altri che soffrono, per esempio, la mancanza di manodopera. In realtà non c'è uno sviluppo unitario, ma a livello locale molti esercizi e molti locali soffrono da tempo, e qua poi gli operatori ce ne daranno conferma. Che cosa comporterà la crisi? Un'opportunità. Bisogna studiare nuovi spazi e soluzioni per fare questi cambiamenti. Bisognerà mettersi nei panni dei consumatori e soprattutto delle famiglie, perché non sarà semplice, lo vedremo. E anche come ristoratori, bisognerà mettersi in discussione, anche inventando la propria attività. Poi lo vedremo anche questo nel dettaglio. E poi, ragazzi, una volta c'è stato sempre questo distacco tra operatori del settore, tra architetti, grafici, informatici, marketer. Oggi si deve fare coesione, si deve fare quello che si dice una volta che si chiamava
si diceva fare rete, perché oggi è impossibile diciamo, uscire da questa situazione soltanto con le proprie forze, soltanto con le proprie competenze. E poi, come movimento dell'Unione Europea dei Gourmet e del On Food Hub, vogliamo proporre delle iniziative per sostenere questo settore e per aiutarlo in questa fase, perché a conti fatti questo settore senza aiuti non ce la può fare da solo. Allora, avremo comunque bisogno di tempo per dimenticare questa emergenza. E in ogni caso, ragazzi, non ci giriamo attorno, nulla sarà come prima. Purtroppo molti non riapriranno e chi riaprirà sarà costretto anche magari a dei tagli forti del personale. Questo non ci giriamo attorno. E, però chi operava prima con cognizione e con causa continuerà normalmente. Diciamo che si è alzata un po' la competizione, l'asticella della competizione. E dovrà essere più organizzato e sicuramente dovrà prendere misure per salvaguardare meglio la sicurezza dei clienti e del proprio personale. Quindi si passerà o ad un modello artigianale o ad un modello di tipo industriale che trasformerà l'alta cucina in un progetto organizzato. Io questo l'ho messo in sintesi, ma questo sarà il futuro della ristorazione. Chiaramente ci sono delle disposizioni, poi ne parleremo nel dettaglio, adesso ve le bypasso velocemente. Allora, io a livello di marketing ho enucleato due modelli, il Korean Way e il Mediterranean Way. Cioè, abbiamo due poli opposti su come affrontare dal punto di vista marketing organizzativo questa crisi. O fare una cucina di massa, o fare un'alta cucina per l'elite. E poi vi spiegherò anche il perché, perché riducendo i posti non si può cucinare per più per la massa. E sarebbe poi difficile sostenere anche il food cost, ridurre il personale, che nel modello invece più sofisticato, quello lì più della cucina di qualità, significa che devi selezionare meglio il personale. Una soluzione potrebbe essere quella coreana, appunto, di segmentare la clientela per fasce di età. E quindi, ad esempio, io facevo un esempio, le famiglie e gli anziani lo si fa in fasci di orari precedenti e poi la sera lo si dedica ai ragazzi. Creando turni di fruizione e temporizzando il tempo di permanenza al tavolo, modello che a noi mediterranei piace poco, curare la sanificazione, rendere una prenotazione obbligatoria, far capire alle persone che non si mangia fuori solo il venerdì e sabato e la domenica, e poi puntare molto su un delivery. Necessariamente nel modello di, tra virgolette, di massa, il prezzo medio sarà alto, ma con una scarsa qualità rapporto prezzo. Invece, il modello a cui si dovrebbe tentare, secondo me, è un modello di tipo mediterraneo, quindi puntare sull'accoglienza, puntare sul personale qualificato, ampliare gli spazi vitali outdoor e indoor, in maniera che la gente non è ammassata, rendere tutto il sistema di prenotazione, di gestione, anche della sanificazione digitalizzato, puntare su una cucina e anche su eventi esperienziali, fare un delivery ma con un alto valore aggiunto, quindi anche su cibi di una certa qualità, e comunque in ogni caso ripuntare sulla tipicità e sulla genuinità del cibo. Qui ci sono pareri controversi, ma anche questo lo approfondiremo successivamente. Allora, io ho fatto delle suggestioni, adesso io vorrei partire da qui. Il primo problema che avremo è che queste persone spaventate ancora più dei ristoratori, dovranno innanzitutto essere convinti a ritornare. Molti correranno, ma molti sono ancora impauriti. Allora, il consiglio che io do, la persona che fa marketing da tanti anni, è quello: mettiamoci un attimo nei panni del nostro consumatore, del nostro cliente. Aiutiamolo, facciamogli avere quel senso di fiducia di recarsi da noi e non lo facciamo spaventare, perché la comunicazione che penso avete visto online e anche da parte delle autorità è allarmante, c'è confusione, non c'è chiarezza di idee, quindi il consumatore non sa che cosa fare, deambulerà i primi giorni qualcuno accanto al vostro locale, non vi spaventate, è normale. E quindi dobbiamo partire dal motivo per cui abbiamo fatto una scelta di ristorazione. Quindi se da un lato dobbiamo considerare il cliente, dall'altro noi dobbiamo dire: ma io perché ho fatto questa attività? Perché un ristoratore fa questa attività? Un ristoratore fa questa attività perché vuole dare il meglio di sé,
vuole soddisfare al meglio la propria clientela. Sicuramente ti paventa un rialzo dei prezzi, stiamoci attenti. Rialzo sì, perché sicuramente i costi saranno diversi anche per i ristoratori, ma non esageriamo, quindi cerchiamo sempre di bilanciare questo rapporto. Si dovrà procedere alla sanificazione, ci sono diversi tipi di sanificazione in giro, diverse soluzioni, diverse mascherine, ci sarà bisogno anche di comunicazione all'ingresso, ci sarà bisogno, in qualche caso, non si sa ancora, di misurare la temperatura. Attenzione, si dovrà fare comunicazione anche fuori dal locale, per distanziare la clientela se ci dovesse essere fila. E poi ci sono tutte le normative sulle distanze, le approfondiremo con Nicola e con Nausica, e io adesso passo la palla a loro e vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Grazie davvero per questo preambolo che hai fatto, hai introdotto benissimo quello che è la situazione attuale, ristorativa e in generale quello che si sta vivendo. Però per quanto riguarda il discorso fatto precedentemente, quindi per il modo di come poi le persone entreranno nei vari locali, beh, io dico sempre, ricordiamoci che siamo italiani. Questo che significa? Che dimentichiamo molto facilmente, e la storia ci insegna. La storia ci insegna che ogni volta, ogni qualvolta c'è stata una catastrofe, dopo c'è stata sempre una rinascita che ha portato anche tanti benefici. Quindi c'è sempre una situazione che va giù e un'altra che poi va su, in un altro caso. È importante, per quanto riguarda invece il discorso che facevi dei prezzi e del modo di come ristrutturare la propria attività, beh, io direi, se parliamo a lungo termine, come se non ci fosse una fine in realtà dovessimo convivere con questo virus, allora chiaramente bisogna poi adeguarsi alle circostanze del caso. Se invece è un qualcosa che può durare altri 2-3 mesi, allora io consiglierei proprio di non stravolgere la propria attività, perché le persone hanno bisogno di tranquillità, hanno bisogno di andare dal proprio ristorante di fiducia e di riferimento. Trovare tutta un'altra situazione, secondo me, sarebbe qualcosa di assolutamente negativo. E per quanto riguarda i prezzi, faranno una gara al ribasso, quindi sono sicura che ci sarà, come si suol dire dalle mie parti, la guerra dei poveri, nel senso cercare di fare una guerra al concorrente mettendo quei 50, quell'euro in meno rispetto a una pizza che può essere rispetto a un menù. Però questo sarà molto molto deleterio, perché a lungo andare poi che cosa farà? Sfavorirà il ristoratore, che non potrà pagare le tasse o non potrà pagare, perché se tu metti al ribasso un menù che è già basso, è apparenza quello che l'introito che hai, perché dopo poi non ci sei con i prezzi e quindi di conseguenza non puoi andare avanti. Quindi ci sono vari discorsi da fare. Le normative, adesso io sono molto contenta perché, occupandomi del delivery, già adesso hanno sbloccato, pare che il governatore abbia sbloccato, e da lunedì si può riaprire, ma ci saranno sicuramente delle restrizioni come da decreto. E quindi ci siamo già attivati con i consulenti per quanto riguarda la sanificazione, per quanto riguarda riformulare e adeguare l'HACCP al Covid-19. E questa è la prima cosa che mi sa che dovranno fare tutti: chiamare i propri consulenti di fiducia, vedere come fare, gestirsi, cercare di fare anche delle trattative con le aziende che si occupano di sanificazione. E a quanto pare la sanificazione può essere fatta anche non con una ditta esterna, adeguandosi sempre con l'HACCP, la si può fare anche da soli, quindi acquistando quelli che sono i materiali da impiegare per la sanificazione. E proprio in proposito, a proposito dell'ordinanza, leggevo che ci sono molte restrizioni, quindi la domanda che mi pongo è: aprire sì, ma ne vale la pena? Allora, aprire sì, ne vale la pena, dipende. Aprire vale sempre la pena, dipende però dalla clientela che uno ha e da quello che ha costruito negli anni. Perché come avete iniziato e come ha iniziato Frank,
proprio a spiegare è che non è che la ristorazione nasce col Covid-19, ma ogni attività c'era prima. E quindi negli anni, nel corso degli anni, un ristorante, un'attività, si è creata una propria fiducia, una propria clientela. Quindi vale la pena, sì, se tu hai un concentri e riesci ad organizzarti, perché se io devo aprire dalle 4 a, dalle 16 alle 22, saprò bene che la fascia di orario per le pizze da sporto parte dalle 6 e mezza per le persone più anziane, anche 6, e fino alle 10, poi posso perdere quelli che lo chiamavano per le 11, ma sicuramente lo possono prendere prima e riscaldarsela dopo se proprio la vogliono. Quindi non è una situazione impossibile, ma tu puoi farli i numeri in questo orario, cioè non è proprio, non è stata fatta chissà che cosa, cioè quelle sono le fasce. Pochissime persone si prendono la pizza a casa alle 11, la maggior parte mangiano le 8 e mezza, 9 e mezza, questo è l'orario di punta, cioè tu il fatturato lo fai in queste ore qui, dalle 11 in poi, 11 mezzanotte, è già calato, non perdi un granché. In effetti, a livello sanitario, leggevo l'ordinanza proprio che è uscita stamattina, parla di come deve essere gestito il ristorante e la pizzeria e i locali. La distanza di sicurezza tra i dipendenti, tutte le DPI che vogliono, parla addirittura di portare sovrascarpe, camici in monouso, cioè, alla fine... Tutti questi accorgimenti, queste misure porteranno comunque all'aumento della pizza, quindi all'aumento dei costi, all'aumento dei costi di gestione di un locale. Ma sicuramente porta all'aumento di una gestione, però c'è da dire un'altra cosa. Io ho ad esempio 11 dipendenti. Questi 11 dipendenti non hanno avuto la cassa integrazione ancora, nessuno di loro. Noi abbiamo avuto questi famosi 600 euro, una persona, diciamo, a famiglia, e tu mi dirai, vale la pena aprire o è meglio stare a casa? Di certo i miei dipendenti diranno, è meglio che apriamo, ma come lo dico anche io? Perché quando inciderà un camice monouso, quei 10 centesimi, 20 centesimi, 50 centesimi, tu ci perdi 50 centesimi sopra una pizza, sopra un qualcosa che vai a vendere, però intanto muovi l'economia, perché quella persona che viene a lavorare verrà pagato, potrà comprare comunque da mangiare per la propria famiglia. Cioè, questo discorso si può fare nel momento in cui ci sono degli aiuti sostanziosi da parte dello Stato, come lo è stato per la Germania o per gli altri paesi, che hanno messo i soldi sui conto correnti, allora possiamo fare qualsiasi tipo di discorso, ma noi dobbiamo essere realisti. Questi sono gli aiuti che sono stati dati, cioè zero, e praticamente dobbiamo fare, le aziende devono farsi dei debiti, diremo, vabbè, ma lo Stato non ha soldi, peccati, come devono fare? Ho capito, ognuno ha la sua interpretazione in merito, ce l'ha, non ce l'ha, ma noi dobbiamo, da imprenditori, dobbiamo vedere la nostra piccola realtà. Abbiamo alternative? Ci sono alternative? Allora, quanto riguarda le consegne a domicilio, deve essere mantenuta una separazione dai locali di preparazione del cibo. Vabbè, questo qua penso che un po' tutte le pizzerie e i ristoranti già dovevano farlo prima. E poi ovviamente avete i contenitori termici a norma. Aggiornare l'HACCP, il DVR... Cioè, con tutte queste restrizioni si riesce a riaprire lunedì, veramente? Io ho questi miei dubbi. A parte che non si può fare. Dico, allora, premesso che appunto non è stato detto nulla su come riaprire, no? Si riapre. Ok. Cioè, praticamente domenica loro capiscono come devono aprire. Ma immagina chi ha chiuso qualche mese fa che si ritrova a dover riaprire. Facendo il food cost, esclusivamente il food cost, mettendoci il delivery, mettendoci il food cost, mettendoci il personale, le assicurazioni, chi non ha il mezzo a regola lo deve mettere a regola. Praticamente abbiamo fatto il calcolo che su 150 pizze, su 150 contegni di pizze, vai fuori di 48 euro. Quindi dal punto di vista economico è un fatto sociale la sostenibilità, ma non economico, no? Sì. Dopo ti mando tutta, anzi lo pubblicheremo sulla pagina, il conteggio del food cost, con il delivery in epoca di, quindi tu se lo fai, se ti faccio io già faccio delivery, voglio dire la mia, no. Già il mio prezzo per quanto riguarda le pizze, è chiaro che è diverso da chi, ed è quello poi il problema,
da chi, quello che dicevo prima, se vale la pena trasformare la propria attività. Perché per quanto mi riguarda, il mio menu è settato già per il delivery, perché la mia priorità è quella. Io faccio consegne a domicilio, pranzo e cena, sempre, e ne faccio tante, ho una grande bella fetta di mercato per quanto riguarda Cavate di Reni, perché hanno fiducia e ci conoscono da 9 anni, ma lo faccio già, chiaramente se dovessi andare a comprare un mezzo, metterlo a posto e fare tutto quello che bisogna fare da capo, nuovo, no, diciamo come se fosse la prima volta, io non ci entrerei, ma il mio menù è già settato per l'asporto, ho già i mezzi e già le persone assicurate per poter portare per consegnare le pizze. Quello che mi va a cambiare è semplicemente la sanificazione e dover rapportare queste prime spese iniziali per adeguare l'HCCP. Stai dicendo una cosa importante, che il delivery è una vocazione, è come il discorso della pizzeria, della ristorazione, cioè devi nascere con quella vocazione. No, non è una vocazione, ognuno ha il proprio. Allora io potrei avere un ristorante, no, e io quello dico, non guardo me, guardo i ristoranti in generale e dico, dipende, è un grave errore in questo momento trasformare la propria attività a tutti i costi, velocemente per fare il delivery. Se la situazione durasse nel tempo, allora io voglio capire che queste restrizioni dureranno per altri 3-4 mesi, allora bisogna anche vedere come fare, ma se tu fai una corsa per poter modificare tutta la tua attività per aprire entro lunedì e cambiare un ristorante, non ha mai fatto delivery, per fare il delivery è un casino, perché incominci a mettere prezzi bassi per cercare di prenderti la clientela che non ti conosceva prima come asporto, quindi devono chiamare te e non chiamare quelli che già c'erano. Per fare questo devi comprare materia prima basta, scadente, di conseguenza tu deludi chi ti acquista, deludi il cliente finale, perché il cliente finale si aspetta un prodotto che non avrà mai, perché se tu devi mettere un basso costo, ecco. Quindi di conseguenza se noi parliamo di modificare una propria realtà per fare il delivery è un conto, però chi già lo faceva, quindi tutte le pizzerie, tutti i ristoranti che avevano già, non gli va a cambiare chissà che. Non gli va ad incidere chissà quanto questo tutto ciò che è stato messo all'interno del decreto. Ecco, solo questo. Sì. E il food cost, che i prezzi stanno triplicando per quanto riguarda le materie prime in questo momento? Allora, lì bisogna fare una grande scelta che molti già facevano e che chi lo già faceva si troverà bene. Chi no può sempre tirare i remi in barca. La stagionalità, ragazzi, la stagionalità e la ricerca, perché un prodotto di stagione sicuramente costerà meno rispetto a un prodotto che tu vuoi dare per forza e non è di stagione. Scegliere i contadini, scegliere il proprio territorio, quindi fare quelli che sono vicino a noi, fare rete per quelli che sono i nostri, per quelli che sono i nostri produttori, andare a scegliere le cipolle che sono vicino a noi, scegliere la scarola fatta dal contadino, cioè cerchiamo di andare dai nostri vicini, creiamo economia, gli stessi vengono anche nel tuo ristorante ad acquistare, si muove tutto. Se noi invece acquistiamo fuori, perché dobbiamo acquistare per marchio, per tipologia, per nome? Non ci riusciamo più. È semplice il discorso. Bravo, condivido in pieno. Allora, io volevo far vedere una cosa, ragazzi, se me la permettete velocissimamente, poi non vorrei dilungarmi troppo. Allora, velocissimamente sullo stream. Per fare lo share dello schermo. Giuseppe, sul food cost forse ci puoi dare anche tu una... Dopo una visione, ma poi ci dà anche una visione sul discorso. Allora, io volevo far vedere un attimino come ci si dovrebbe sedere. Non so se vedete tutti quanti, lo vedete? Sì. Allora, a parte la sanificazione ne abbiamo parlato, però la distanza, famosa distanza di un metro, implica che tu non devi avere non solo nessuno di fronte, ma anche nessuno in diagonale. Per cui diciamo che per una stima si perderebbero 2/3 dei posti a sedere. Fatti 100 posti a sedere, noi ne potremmo utilizzare 30. Lo vedete anche da questo grafico. E in base a quello che dice Alessandro Circello della Federazione Italiana Cuochi, se siamo 2 amici che andiamo ad un locale, quindi ci dovremmo sedere alternati ai tavoli e uno di fronte all'altro. Non so se vedete l'immagine, qui è chiara, poi c'è anche un video
che circola online. Comunque, vedete, due amici si siedono, uno sulla destra e l'altro al tavolo opposto sulla sinistra, perché tu, il tavolino, non avendo la distanza di un metro, impiega il fatto che tu non ti puoi sedere di fronte. E quindi il calcolo, se vedete, si trova a un tavolo dove ci mettevi sei persone, ma ce ne metti due. Bravissimo. Quindi immaginate una famiglia di quattro persone. Ma poi la cosa assurda e che dovete calcolare un metro anche per le vie di passaggio, le vie di fuga e anche del personale, la vicinanza anche del personale, no? Del cameriere che passa. Quindi la nostra fruizione del cibo, e qui vediamo anche una soluzione auspicata da Giuseppe Imperatore, questa qui in Celestino, cambierà completamente. Quindi anche il rapporto di fruizione dei camerieri e degli chef cambierà. Io e Nausica già incominciato in questa direzione, no? Ma io ho abbassato, sì, ho tolto i tavoli, però... Quindi volevo sapere voi che cosa ne pensavate di questo. Sì, io parlo a Giuseppe. Io resto a casa. Ecco, mi sembra casa e faccio portare pizza a casa. Anzi, me la faccio da sola la pizza a casa, perché poi chi sa il delivery che arriva a casa, quante persone ha incontrato. Vabbè, Giuseppe, detto da te che tu vedi tutti gli eventi e che io sono convinto che tu sarai il primo. Io già sono in locale. Bravo, bravo. Una bella margherita appena uscita, quindi non ti credo. Io invece sono molto... io penso che ci vuole ottimismo, perché le persone adesso sono chiuse in casa, usciranno e riempiranno i locali. Solo che adesso i locali, secondo me, non dovranno avere più il giorno di chiusura, la prima cosa. Bravo. Puntare sui giorni morti, mentre prima si usciva solo il sabato e il venerdì, adesso comunicare il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, anche quindi anche la domenica, perché nulla non, in questo momento nulla sarà come prima, quindi ci dobbiamo adeguare sia a livello di comunicazione sia a livello commerciale, perché siamo in piena crisi e dobbiamo far comprendere la necessità di muoversi nella direzione in cui il mondo subirà le nuovi cambiamenti. Quindi non servirà solo più il marketing e la comunicazione di prima, ma bisogna far interpretare tutta una serie di nuove richieste che la clientela ci vorrà. Bravo, come ti dicevo, bisogna pensare da cliente, nuovo cliente, nuovo post-Covid, no? Sì, perché dobbiamo ispirare fiducia al cliente. Io vi faccio una domanda. Tu hai fatto un metro di qua, un metro di là, un metro di là, ma la sedificazione è il bagno. Ci sarà un via vai nel bagno. Cioè, significa ogni volta che una persona va nel bagno si deve fare una sanificazione. Come funziona? Non ne ho voluto parlare perché è un tema spinoso, lo volevamo affrontare in un argomento separato. Cioè tu, io vado in bagno, c'è una persona che entra nel bagno, sanifica e poi ce n'è un altro. Perché io avrei paura di andare in bagno se ci sta una persona prima di me. Specialmente i locali hanno tutti i bagni piccolini, quindi... E infatti. Sì. E ragazzi, l'incidenza sarà notevole sul discorso delle strutture, quindi... su questo poi magari lo approfondiremo. Questo è il nostro incontro generale tra operatori del settore. Ripeto, io che mi occupo di marketing, Nicola che si occupa di internazionalizzazione, lo stesso Peppe che è un influencer ma si è occupato anche di retail, di rete di distribuzioni del settore del marketing, Nausica che è una chef ma è anche un influencer sui social, ragazzi, e quindi questo discorso, vedete, della rassicurazione varrà anche nella comunicazione sui social. Peppe, cosa ci puoi dire in merito? I social, allora, la prima cosa, non ci sarà più la foto del panino bello, cioè la persona vuole essere, sì, vedi il panino bello, ma sono sicuro in quel locale quando ci vado? Sì. Quindi diciamo è sulla sanity e sulla sanification che ci saranno molti hashtag. Sicuramente ci sarà una netta perdita degli incassi, e per quello che ha detto prima Nausica, io invece di comprare prodotti di a basso costo farei una filiera corta. Bravo. Comprare direttamente dal produttore. Bravo, è quello il discorso. Noi siamo produttori di pistacchio di bronte, di nocciola, di giffone, quindi a disposizione. Marketing, buona sapersi, perché così capito. Cioè... tutto quello che... Quindi io vedo tanti costi in più, perché ci sta produttore, distributore, prima del distributore c'è l'agente dell'azienda che va al distributore, poi c'è il distributore, poi sono i suoi agenti e poi c'è il cliente. Quindi un prodotto fa 5 passaggi. In Inghilterra la filiera corta la fanno da una vita, e in Inghilterra se ne sono usciti dall'Europa, quindi beati loro.
No, io ho vinto facendo come dicevi tu dall'inizio, cioè nel senso quando ho aperto il locale, la mia domanda è questa, acquistavo solo dai produttori. Quindi. La mia domanda è questa, a parte non so se avete, io poi volevo un commento anche di Nicola sugli orari, avete visto gli orari? I bar possono aprire, se non erro, dalle 10 mattina fino alle 2, se non erro. Il caffè a casa li fai portare? Sì, sì. Ma la cosa assurda in questo momento, secondo me, alle 22, i ristoratori dalle 16, giusto? No, ci mi confermi? Sì, dalle 22. Alle 16 che fai, giocare a scopone dentro al ristorante? No, alle 16 dovresti fare gli impasti, dovresti lavorare, poi alle 5 c'è già tutta la clientela della fascia di età degli anziani che o comunque dai 60 anni in su, che di solito mangiano la pizza alle 6, 5 e mezza, 6 meno un quarto. E poi dovresti andare a pieno regime perché dalle 8 in poi è pieno regime, quindi diciamo sono nell'orario di fuoco, di punta. Alle 10 già inizia a calare, è chiaro che dopo, perché sempre perdi qualcosa, ecco, ma ritorniamo al discorso di prima, abbiamo alternative? No. Quindi cerchiamo di concretizzare quei pochi momenti che abbiamo, quell'ora che abbiamo, concretizziamo e facciamo quanto più possibile. Ci tengo ad accentarlo questo tuo passaggio, cioè tu dici, dietro questo discorso della riapertura non c'è soltanto un discorso di opportunità o di costi, ma c'è anche un discorso proprio di volontà di rilancio, quindi mettiamo un attimo da parte la calcolatrice per un secondo e riapriamo. Giusto? Allora, qui adesso tutto dobbiamo fare tranne parlare di costi, nel senso noi ristoratori, perché c'è una motivazione ben più grave. Qua si parla di un virus che comunque ha ammazzato un sacco di persone. Stiamo andando con i piedi di piombo e piano piano sicuramente arriveremo a riaprire con la normalità. Quindi non dobbiamo farci influenzare e pensare che questo sia per sempre, ma anche se ci perdiamo un po' all'inizio e anche dare una motivazione, una speranza, e possiamo anche apprendere noi, perché vi dirò di più, alcuni di noi e tanti possiamo imparare da questa situazione e capire bene come migliorare i nostri locali, migliorare la nostra offerta, ritornare alle tradizioni, capire che cosa vogliono le persone e anche essere un po' più puliti, perché spesso questo ci manca. Ecco, dicevo una cosa molto bella, c'è un collega in collegamento che diceva finalmente forse i ristoratori affideranno la comunicazione e il marketing non a ragazzini smanettoni ma a professionisti, perché come diceva Giuseppe cambia proprio la modalità. Quindi solo il professionista sa come, quando e con che delicatezza deve comunicare questi sentimenti, certo, di ripresa. Ci vuole delicatezza. Ci vuole molta delicatezza. Quindi in questo momento ritornano in auge il professionista vero, quello che sa comunicare veramente. Quindi grazie Vincenzo per la precisazione. Vincenzo La Croce Marketing è uno dei grandi professionisti che sa comunicare con delicatezza. Ci vorrà una nuova strategia sicuramente, perché andremo in un mondo nuovo. Cioè le persone devono essere anche, ci dobbiamo reinventare i lavori in questo momento. È un cambiamento epocale, è tipo post-guerra, quindi ci sarà comunque la... Immagina quei locali che avevano quelle file chilometriche il sabato sera, non le vedono. Sono su prenotazione adesso. Solo su prenotazione. Il problema sarà un altro poi dopo, quando anche riapriranno le sale. Devi cacciare via le persone poi dal locale. Esatto. Sì, infatti se vi ricordate, ne parlavo, bisogna temporizzare. Purtroppo sei costretto. A me è capitato a San Valentino, i turni partivano dalle 8 di sera fino a mezzanotte e ognuno teneva mezz'ora a disposizione, così doveva alzare. Allora, che non approfitto per salutare Vincenzo Varlese, grande maestro Varlese. Il maestro Varlese che sta facendo un movimento che si chiama Mani Bianche per la tutela dell'arte bianca e vuole fare una petizione proprio per questa riapertura, per far sostenere questo settore. Saluto anche Rega Chobin, che è in diretta ed è un famoso digital marketer e si occupa anche di siti di e-commerce. Saluto tutti gli amici che in questo momento ci stanno seguendo, quelli che ho visto e anche quelli che non ho visto. Romina della favoriamo l'economia locale, facciamo le marchettate. Romina Bellebora, che ha questa erboristeria naturale appunto Cagnano. Però questo per dire che tutti i settori sono sensibili a questo argomento. Cioè, il tema della riapertura è, purtroppo, ahimè, è diventato trasversale, perché non si è capito molto fino ad oggi, bisogna dire la verità. Entreremo in nuovi schemi, perché noi a Sud Italia siamo abituati a prenotare alle 8:30, arriviamo alle 9:30 nel locale, esatto. Ci andiamo a mezzanotte.
Esatto. Questo non sarà più possibile. Oh no, Nausicaa, ti capita? Allora, diciamo che mi è capitato e ho preferito perderli, e quindi poi ho imparato e io trattengo il locale e il tavolo massimo per 10 minuti, se non lo do a un'altra persona e hanno perso la prenotazione. È anche giusto. Mi sono trovato in locale dove il sabato sera entri alle 8:30 ed entri nel locale vuoto, siamo pieni, perché ci sta un tavolo preparato da 20 per le 10:30. Vedi che, ma tu dalle 8:30 alle 10:30 hai perso tutto. Lo fai girare 4 volte i locali. Allora, io sono felice del Covid solo per questo. Giuseppe, mi hai dato una grande spunta, hai ragione. Non avevo di vedere il video, ma già scritto questa cosa. Ti giuro, se la seconda volta mi è capitato. Allora, a questo punto vediamo la filiera corta, ma anche dal punto di vista come presidente dell'Unione Europea dei Gourmet di Salerno e di Avellino, come console, anzi, si dice. Il consumatore, sto consumatore, che ha da fa oggi? Ecco, io ho chiesto agli operatori del settore, come cambia? Io che sono un consumatore, cosa mi cambia? Di che cosa devo stare, non avere paura, devo stare a te? Che cosa già fa oggi, alla luce di questi cambiamenti? Mi mangia. E andare presto. La bravura di chi fa il marketing deve essere comunque dare sicurezza e serietà al cliente, quindi questo è già un primo passaggio. Ovviamente la prima cosa che verrà tagliata in questo momento storico, con tante spese che ci sono, è proprio la comunicazione. Quindi, è l'errore più grande che faranno. È l'errore più grande che si possa fare, secondo me, perché un'ottima comunicazione ti porta anche molta clientela di qualità. Sì, perché le public relations sono l'anima del commercio. La grande ristorazione sarà solo di qualità. L'abbiamo visto, non è sostenibile un food cost per una cucina di massa. Allora io quello che vi dico è che ci sono due tipi di comunicazione, come dicevate voi bene. Ce n'è una di crisi, cioè ce n'è una di qua siamo tranquilli, è tutto a posto, e poi c'è la comunicazione di avvicinamento. Cioè adesso i ristoratori devono fare due tipi di comunicazione, una di rassicurazione e di accoglienza e l'altra di prodotto. Cioè quella che una volta non si faceva mai, la comunicazione istituzionale, oggi diventerà importante e fondamentale il dialogo, le relazioni umane, perché la gente è stata tutta in casa, ma si vuole riabbracciare, allora in qualche modo si deve riabbracciare, riabbracciamola con la comunicazione. Un'altra cosa importante secondo me è strutturare bene di nuovo il sito web, dove il cliente può leggere i contatti, non vedere solo i social, e sui social lasciare un poco andare il food blogger, tutte queste cose qua, e lavorare molto con le sponsorizzate. Senti, invece come lo vedi introdurre meccanismi di prenotazione online, come quello che dicevi tu, proprio dai siti, tipo Booking? Sì, ci sono, ormai il delivery ci sono tutti, e io ho alcuni locali che stiamo facendo addirittura un'app personalizzata. Anche già. Ce l'abbiamo sul sito, possono prenotare tranquillamente. Loro avranno la loro app, perché vogliono dare un servizio maggiore anche al loro cliente, no? Non andare via dai vari siti delivery, delle varie app delivery, ma avere anche una loro app personalizzata dove dare un servizio più veloce. Dici tu, raccorciamo la filiera anche in questo modo? Sì, perché chiami il Just Eat di turno, vai il ragazzetto, va questo, va quella, tu stai affidando il tuo prodotto in mano a un estraneo, a un terzo. Sì. Se invece tu il prodotto lo porti con un tuo operatore, tu sai sicuramente la borsa dove ha messo il prodotto, il tuo operatore tutte le precauzioni che gli ha dato, questo e quell'altro. Io penso anche questo. Just Eat funziona così, che siamo noi che lo portiamo, nel senso puoi soltanto ordinare tramite Just Eat, poi ti arriva l'ordine e poi è sempre il tuo ragazzo quell'altro, invece come si chiama? Alfonsino, queste questi altri invece libero, sì, hanno il loro delivery, sì. E i loro ragazzi. Questo sì, però la cosa importante, secondo me, a me veniva anche un po' da ridere, perché questo per me è pane quotidiano, poi sia Frank che anche Nicola sono venuti nel mio ristorante, ma è l'accoglienza, è quello che si diceva prima, parlare con le persone, ci vuole umanità,
ci vuole umanità, ci vuole accoglienza reale, che non quella finta, quella proprio trasmettere quelle che sono, e la trasparenza. Questa è la cosa fondamentale. Come possiamo convincere il cliente? Con la trasparenza, facendo vedere i prodotti, mettendoli lì, con la pulizia, con tutto. Cioè, le persone si sentono sicuri e protette se vedono, sanno quello che mangiano, leggono quello che mangiano e trovano nel piatto quello che hanno scelto. Allora, bravo, con la politica di trasparenza, tu incuti per forza, cioè diffondi per forza una sicurezza alle persone. E secondo me questa è la politica che bisognerà adottare. Ragazzi, due cose. A parte che saluto Antonio Iovane, Doberman Style, sempre marchettata, un carissimo amico operatore del club salernitano, ma volevo dire una cosa, però scordiamoci che sarà una ristorazione accessibile per tutti, e intendo non solo economicamente, anche per facilità. Cioè, mio padre, che il sabato, novantenne, usciva a mangiarsi la pizza, probabilmente oggi non ci andrà più. Se la mangia a casa, fai i delivery. Però a livello proprio di ristorazione sicuramente il prezzo salirà. Non si potrà andare, considerate che, se abbiamo visto quella dinamica dei tavoli, immaginate le tavolate che si facevano una volta di 20 persone, saranno impossibili in un locale. A meno che non c'è un locale di 400 metri quadri, un ristoratore, come farà? Ma su questo io volevo fare una domanda, ma se entrano insieme e quindi stanno in quattro in un'auto, per quale motivo si devono sedere distanti all'interno di un locale? Perché siamo in Italia, no? No, ma veramente, cioè, lo chiedo per un amico. Nico, quel video mio di 20.000 visualizzazioni che si mangiava la coreana, tipo i box dei cavalli, no? Tutti in plexi, sì. Ha fatto scalpore, non ti dico quante spese che mi hanno fatto là, io, ma tu che pubblichi online, questa è una pazzia. Ma lì è l'unico modo per fare grandi numeri. Ma quello è stile mensa. È stile mensa, una mensa di visi, l'avete detto, se l'avete detto. Ma non dimentichi, una domanda che vi pongo: andare in un ristorante con un plexiglass davanti ed essere asociale rispetto agli altri, che serve? Ragazzi, appunto, ecco. La parola chiave l'avete detta voi: noi siamo italiani, cioè noi andiamo in ristorante per fare tardi la sera e per schiacciare quattro chiacchiere con il ristoratore. C'è la gente che deambula nei locali, sto scherzando, mi faccio una battuta. Per avere un'emozione, un'esperienza, per parlare con il cuoco, per sentirsi importante che sia un cliente esclusivo di quella. Però ragazzi, fidatevi, non sarà accessibile per tutti la nuova ristorazione post-Covid. Fidatevi di me. Ho fatto 2-3 conti, adesso poi vi ripeto, se volete li pubblico sul nostro sito. Sicuramente, perché ci sarà anche un taglio del personale, sicuramente, perché poi... Sì, questo è un altro aspetto importante. Ci sarà molta disoccupazione, perché mo finite le casse integrazioni, parecchi licenzieranno. Finite? Devono ancora dare. Quando arriveranno? Ragazzi, rendete conto della tempestività del nostro, dell'italiana, no? Non voglio fare un discorso politico, assolutamente, ma politicamente parlando, poi dici che gli operatori si arrabbiano, no? Sì, ma tu ti sei sentita qualcuno vicino in questo periodo a livello istituzionale? Ma assolutamente, non esiste nulla, ma il problema l'abbiamo creato noi, siamo noi italiani. Purtroppo noi vedi come siamo fatti, così come ci dimentichiamo le cose, siamo molto superficiali, quando c'è da votare non votiamo, vabbè, chi vota, la politica, no, io sono apolitico, io questo, e poi chi cerca a fare una gara a non pagare tasse, a rubare le cose, fa 2, 3, 4, 5 attività, perché quella deve pagare quell'altra, i dipendenti stanno sull'altra società, quell'altra, cioè noi viviamo cercando di fregare il prossimo, e di conseguenza quando arrivano i momenti che abbiamo bisogno ne stiamo là, non c'è niente, sì. Allora, ma è così. No, sì, voglio mettere un punto su questa cosa perché è importantissima, cioè se noi non prendiamo coscienza di una coscienza collettiva, scusatemi il gioco di parole, che non dobbiamo guardare solo il nostro piccolo orticello, ma abbiamo problemi molto più gravi a livello nazionale, cioè perché poi magari ci si preoccupa che il calcio parte, ma i ristoratori e i bar sono stati presi veramente all'ultimo momento dall'esasperazione per cui hanno fatto un provvedimento. L'Italia è folle in questo. Allora, o abbiamo una coscienza collettiva e ci uniamo per combattere, ecco, questa esperienza dei gourmet, questa esperienza di On Food Hub nasce proprio perché noi nei prossimi giorni ci incontreremo, e poi ve li proporremo online, delle nostre iniziative. Fosse pure una marcia per strada, dicevamo con Varlese, per strada messe 1,5 metri di distanza l'uno dall'altro con le mascherine in silenzio per dire che questo settore merita rispetto.
Cioè, stiamo, chiudiamola un'iniziativa per sensibilizzare le coscienze, perché è importante questa cosa. Dobbiamo alzare anche il nostro livello personale. Non esiste, Francesca, esiste un settore che era l'occhiello, era il fiore dell'occhiello del mondo, la ristorazione italiana, e che stanno cercando di distruggerla. Non siete d'accordo con me? E no, non è d'accordissimo. Giuseppe ce ne può dare una copia, quanto Made in Italy falso, addirittura il 70% del fatturato il Made in Italy falso, quando potrebbe essere nostro. L'Italian Sounding nel mondo fattura più del Made in Italy. Sì, bravo. Specialmente negli Stati Uniti, sì, e in Cina. Il Parmesan. Parmesan, la mia chiamata alle armi è proprio dappertutto, c'è il Parmesan. Uniamoci e facciamo qualcosa. La parola class action ormai potrebbe definire superata in COVID, però visto che non ci sono immuni, sarebbe un controsenso. Ci uniamo a 1,5 metri distanti ma uniti, come si dice in questo periodo. Però come Unione Europea dei Gourmet ci tengo a sensibilizzare su questo fatto, perché il degustatore non avrà problemi. Nausicaa è la dimostrazione che chi fa ristorazione di qualità continuerà a avere clienti, dovrà solo capire come zipparli, come diceva Troisi, di zippiamo alla cinese dentro al locale, in qualche modo li mettiamo i tavolini, pure a casa dei vicini, affitteremo i balconi dei vicini, questa sarebbe una bella idea da lanciare, no? Il ristoratore cerca i balconi da affittare, questo potrebbe essere una nuova moda. Così in questo momento, secondo me, una figura che più che nascerà, prenderà piede, sarà lo chef a domicilio, perché chi si poteva permettere di fare, di spendere? A chi dobbiamo ricordare come chef a domicilio? E teniamo nella nostra associazione, a Marianna. Marianna Sessa, chef a domicilio. Ma sì, non è venuta, io infatti sono un poco preoccupato, speriamo che sta bene, perché non è venuta, non mi ha portato niente, giuro. Non mi ha portato niente. Ragazzi, ristorante, le persone vogliono una coccola, vogliono essere coccolate, vogliono sedersi, si mangia non per mangiare, perché qua in Italia sappiamo cucinare bene o male tutti nelle nostre case, e questa quarantena ne è stata la dimostrazione. Ma chi non si sa fare la pizza in casa? Chi non si fa un bel piatto di pasta? Cioè, chiunque di noi sa mangiare. Se andiamo al ristorante c'è un motivo. Andiamo non tanto per quello, ma proprio perché vogliamo una coccola, vogliamo stare bene, vogliamo vogliamo anche una coccola gastronomica. Qua spezzo una lancia a favore dei gourmet. Cioè, il gourmet va a mangiare perché vuole trovare una particolarità, un'emozione, in una particolare in determinata maniera. Ecco perché verrò da te, per noi. Ma l'emozione non è data soltanto dal cibo, è data dalla sua totalità, dal contesto, da come vieni trattato e da ogni cosa. Cioè, se trovi un locale freddo e poi mangiato bene, ad esempio, ma una freddezza di fondo, tu comunque ti sentirai a disagio mentre stai mangiando, non sarà stata una vera e propria emozione. Cioè, quindi un'emozione è data da tanti fattori che non vanno comunque sottovalutati. Per questo dicevo il plexiglass, le mascherine. Non è molto italiano. Non è molto da noi. Io non credo che le persone abbiano tutta questa voglia di andare a consumare all'interno di un ristorante con un plexiglass. Diranno, vabbè, io aspetto a casa fin quando non cambiano le cose e poi andrò. Mi sembra una cosa più... Ragazzi, io sono anni che dico che dal prodotto si è passata una logica di servizio. Da una logica di servizio si è passata ad una logica di esperienza, e dalla logica di esperienza si procederà ad una logica di umanizzazione, come diceva Nausicaa, cioè prima il rapporto e poi tutto quanto il resto. E pur vero che sarebbe bello, immaginate una sfida per il futuro, sarebbe fare una farmacia-ristorante, lanciamo una moda, così tu ti curi, ti misuri la febbre e ceni pure. Facciamo una battuta simpatica, ragazzi. Ma io penso che sia obbligatorio adesso per i locali per tenere il termometro all'ingresso. Assolutamente. Ragazzi, proprio per questo noi siamo arrivati quasi a 50 minuti. Io volevo approfittare innanzitutto di ringraziare tutti quanti voi per la squisita ospitalità. E ritorneremo su questi appuntamenti, perché sembra che abbiamo avuto anche successo, anche perché come gustatori noi ci vogliamo vedere, vogliamo mangiare, vogliamo che questa situazione si normalizzi. Nico, vorrei che salutassi però tutti, visto che tu sei stato anche un artefice fondamentale di questo esperimento, vorrei che ci concludessi tu con i saluti finali. Vabbè, che dire, purtroppo stiamo vivendo alla giornata, quindi dobbiamo attendere quello che accadrà domani.
sperando che scendano i contagi e si crei una sorta di normalità. Normalità non sarà sicuramente, perché comunque io penso almeno per un anno, fin quando non esce un antivirale, così la situazione sarà sempre la stessa. Anche perché pur uscendo un vaccino può andare a non farti venire la febbre, ma comunque può farti prendere il virus. Cioè, non è detto. Speriamo che le prove, i test che stanno facendo con i medicinali, sentivo l'eparina, col plasma, facciano effetto, in modo tale che prima si risolve il problema e prima torniamo alla vecchia normalità, ma dobbiamo abituarci a questa nuova normalità. Allora invece vorrei fare una battuta con Giuseppe. Giuseppe, in questo periodo, in fase di normalità, che eventi avremmo avuto che ci siamo persi nel settore del cibo? Che ti ricordi? Ci siamo persi. In Italy, Cibus. Il tutto pizza che mo facciamo a Napoli. Che me l'hai ricordato? Vabbè, ci riferiamo. Il fancy food a New York a giugno, se non mi sono perso. Quest'anno arriva la mia prima volta, quindi... Che peccato. Pure a novembre salterà, Giusto in due parole, se abbiamo un'altra decina di minuti, concludiamo l'ora. Ci parli invece della tua esperienza di Casa Sanremo come food blogger? Perdonami, ho detto una blasfemia. Come food influencer. Ma è stata una bella esperienza. Casa Sanremo non è altro che l'area ospitale del Festival di Sanremo, dove passano tutti gli artisti a mangiare. L'anno scorso siamo stati con dei pizzaioli napoletani molto forti, Davide Civitella, Angelo Pezzella, Pino Celio, Valentino Libro, campione del mondo e campione del continente, comunque c'erano quattro campioni del mondo. È stata una bella cosa, gli artisti sono stati contenti, poi c'era l'area VIP, dove c'era il Buffo Ferriere, gastronomo molto importante. Con il barbone, vedi, anche io ho il bevuto della quarantena. Ma ti assomiglia. Ci siamo divertiti quest'anno, purtroppo, poiché si sono accavallati alcuni eventi, non ci sono stato. Speriamo di ritornarci l'anno prossimo. Oh, senti, approfitto delle cose che hai detto tu, no? Un po' nel mondo della pizza, ma nel mondo della ristorazione, quanto sarà importante non dire i titoli, chi si è stato, e pensare al futuro e fare coesione? Ma in questo momento si deve fare business. Bravo. E si deve fare anche una collaborazione fra di loro. Cioè, no, non più fare la famosa guerra dei poveri che dice prima Nausicaa, non ci deve essere. Deve scegliere il cliente dove poter andare a mangiare. Perché in questo momento con il fatto che i posti saranno limitati nel locale, devono lavorare tutti, perché che chiudi un locale è peccato, pensando a tutte le famiglie che vanno per strada, ragazzi, quindi io voglio che lavorino tutti, di meno però lavorino tutti su più giorni spalmati. Questo porterà anche a spalmare la clientela. Sì, infatti, questo deve essere un messaggio che devono avere tutti quanti loro, cioè non farsi la guerra, io sono più bello, sono più bravo, perché siamo in guerra in questo momento, vera. È una guerra per sopravvivere. Sì. È una cosa importante. Bravo. Perché è un peccato che domani vediamo una serranda chiusa, ma quella aveva 10 dipendenti. 10 dipendenti sono 10 famiglie. Sono 30 persone minimo che non mangiano più. Ci deve essere collaborazione fra i ristoratori, fra i pizzaioli e tutto. Ci vuole rispetto. Parliamoci chiaro, se lo Stato non interviene, fa intervenire altre forze in campo, ma non voglio approfondire questo discorso. Queste non ci interessano, queste purtroppo il governo, la prima cosa che secondo me doveva fare, perché loro in un comunicato della Gazzetta Ufficiale, vista sui social a gennaio, avevano preventivato che in caso di pandemia ci volevano 7 mesi per riprendersi. Secondo me, invece di fare tutte queste filastrocche, devono mettere sui conti correnti di tutte le famiglie, dei nuclei familiari, un contributo per far fare la spesa e per far pagare le bollette. Ah, io volevo dire, è stato proprio il sostegno, zero. Perché metti i ragazzi in cassa integrazione e non gli arriva. Quando l'avranno, però intanto le bollette arrivano, le multe arrivano, le spese arrivano, il fitto arriva, ma come per le persone normali, anche per i ristoratori, per i negozianti, che oltre ai soldi ci sono tanti negozi, bomboniere, articoli da regalo, questi non sono aperti nemmeno loro. Tutto, dici tu, intorno. C'è tutto intorno, cioè alla fine sta aperta la farmacia, il tabaccaio, il supermercato e la salumeria, basta. Il resto che sta chiuso, come deve sopravvivere? Certo.
Certo. Beh, sono fatti i conti sui 20 giorni, anche se sapevano, sì, non erano 20 ma loro giorni. Lo sapevano, non è che non lo sapevano, perché metterti, dirti di darti la cassa integrazione per 9 settimane, significa che almeno tu devi farti il conto fino a fine maggio. Sono 9 settimane, no? Aprile e maggio. Ma la cassa integrazione la devi dare in questo caso, perché è una cassa integrazione anticipata, in deroga, è una cassa integrazione in deroga, significa che è una cassa integrazione che non segue la normalità, ma è stata data perché c'è un virus, no, il Covid. Se la gente non lavora, come cavolo fai tu a garantire una riapertura? Cioè, è passato il tempo, sono passati mesi e ancora non è arrivato, non sai quando arriva, come mangiano? Sono arrivate 5.000 richieste di cassa integrazione in deroga nei primi 5 minuti al sito dell'INPS. Minuti. Sì, infatti. Sono 5.000 persone che non hanno uno stipendio soltanto in quei 5 minuti. Non so quanti in totale sono arrivate. Di cassa vogliamo parlare dei 25.000 euro per le attività per pagarsi le tasse? Per pagarsi le tasse? Certo, è chiaro. Che paga? Allora, molti amici si stanno lamentando online che non diamo spazio. Allora, innanzitutto volevo specificare una cosa. Essendo in streaming, noi le domande le vediamo molto dopo, perché siamo in live e non le vediamo immediatamente su Facebook. Chiediamo scusa se non stiamo rispondendo, però siccome vi faremo altri appuntamenti, io volevo dire che molte delle domande, delle osservazioni che sono state fatte, troveranno oggetto di spunto per... Esatto, le prenderemo come spunto, quindi tutti i vostri commenti e gli interventi saranno riutilizzati, anzi qualcuno sarà pure coinvolto nella discussione, come un po' su vari discorsi che sto vedendo, che in questo caso non è il luogo questo per cui discuterne. Se alcune domande io non sto rispondendo, non sto dando voce, perché non è questo il contesto giusto. Gli argomenti vanno affrontati per contesto, no? Il discorso, per esempio, è stato citata la legalità, ma noi siamo operatori di settore e di comunicazione, questo è tutto un altro discorso, non è che non è giusto, anche io stavo andando in quel discorso, ma non è giusto parlarne in questo contesto, ma è opera nostra, appunto, voglio dire, di discussione in questo frangente, stavo parlando di altro semplicemente. Ok. Il nostro era anche uno sfogo, perché siamo chiusi in casa, una chiacchierata da 40-50 giorni. Era anche una chiacchierata tra amici, perché noi siamo fondamentalmente, l'ho detto, lo spirito che ci ha visto di scendere in campo è quello di amanti della cucina che girano e cercano cose buone, girano i locali, vogliono stare insieme, vogliono provare del buon vino, vogliono trovare una buona cucina. Ho perso 6 kg, e io ho perso 6 kg. Le ho trovate io. A me che fa bene. Comunque, Nicola, se tu riesci ad andare su Facebook sulla pagina e riesci giusto a prendere qualche spunto, a fare qualche saluto, ti invocavano, dice che non stai salutando a nessuno, te lo vuoi, perché sei scostumato. È parecchie persone. Addirittura. Sì. Ti salutano Carmine Cascini. Ti saluto perché ci stanno commentando su Facebook. Io ce l'ho chiuso Facebook perché altrimenti mi va. Spiega che noi non lo vediamo. Sì. Io non vedo Facebook. Appunto. Facciamo un saluto generale. Infatti, tutti gli amici sono. Lo riproporremo la prossima volta. Questo è un impegno che oggi è il primo incontro, quindi ottimizzeremo un pochettino anche. Anche i tempi, è stata un po' una prova generale per stare insieme e parlare di un tema che è il food. Sperando di essere stati utili in qualche spunto e in qualche suggestione. Cioè, noi siamo amanti del food, non potevamo stare zitti. Ecco, questo lo volevo dire. Va bene. Tutti da Nausicaa appena si può andare a mangiare. Infatti. la festa di del food di libertà, Da me stanno già organizzando la frittura di pesce. Bene. Ne fanno qualcosa. Amica, tu sappi il quarto piano, Nausicaa, che aveva un piano solo, sta già estendendo secondo, terzo e quarto piano per mettere tutti gli amici. Vabbè, Francesco, procedi con i saluti, salutiamo gli amici. Ti terrei che, essendo stato tu il regista, li faccia tu, perdonami. Vabbè, saluto tutti quelli che ci hanno contribuito a questa diretta. E va bene, faremo un'altra presto, organizzeremo un attimo con Francesco
il nostro esperto di marketing in questo. La parola esperto non piace, io sono un appassionato di cibo e mi piace comunicarlo, ecco, questo volevo dire. E poi volevo dire, seguiteci sulla pagina dell'UEG, Unione Europea dei Gourmet, e sulla pagina On Food Hub, sul mio profilo personale. Seguite anche quello, seguite Nicola Carrano, seguite il profilo di Pepe Imperatore, e soprattutto spottone, andate da una sigaronca perché cucina la fine del mondo. E Nicola. Pubblicità gratuita qui mi state facendo, esatto. Ragazzi. Tutto sul conto di Frank De Feo. Bravo. Una paga Nicola. Va benissimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Un bacio, grazie mille per essere stata con noi. Arrivederci.